si allarga la famiglia Confesercenti Calabria, aprendo le porte ad Anama Cosenza, l'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari, con la quale si è inteso far nascere un centro di coordinamento. Tanti i temi trattati nel corso della riunione che si è tenuta nella sede Bruzia dell'Associazione di categoria, dall'importanza dell'associazionismo al ruolo delle figure professionali col mondo creditizio, passando al futuro del mercato immobiliare. L'appuntamento, che ha poi ospitato un dibattito, si è concluso con l'anonima di Francesco Ugone, a coordinatore provinciale, che avrà il compito di traghettare l'associazione in breve tempo verso la nascita della presidenza e giunta provinciale Cosenza di Anama Confesercenti. La diversità delle componenti imprenditoriali all'interno di un'associazione di categoria facilita il riconoscimento delle tematiche, dei problemi e anche la risoluzione degli stessi. E nel senso che quando si va a dibattere una problematica legata al rapporto con le banche, principalmente è impostato sul rapporto privato-banca, mentre molto spesso noi siamo molto focalizzati sulla tematica impresa-banche. Ecco, questo vuol dire che magari l'approccio, magari anche diverso, che hanno diverse categorie, porta a capire o ad approfondire bene anche le modalità con cui, ad esempio, Confesercenti può aiutare le imprese ad approcciare il rapporto con l'istituto bancario. Anama è sempre più presente in tutte le province d'Italia. Oggi arriviamo qui su Cosenza abbastanza motivati, perché abbiamo delle figure di agenti immobiliari abbastanza giovani, dove possiamo sicuramente dare il nostro contributo, noi che siamo un pochino più anzianotti per quanto riguarda il ruolo dell'agente immobiliare. Abbiamo tutti interesse di creare, magari far rispettare un codice deontologico che è importante per la nostra figura, perché più persone si stanno avvicinando a comprare casa tramite gli agenti immobiliari e non possiamo permetterci di avere magari dei colleghi che non sanno realmente come si devono comportare, perché fanno un danno a tutta la categoria. Abbiamo raggiunto un grande passo, ringrazio Confesercenti, ringrazio il presidente Vitaliano Mongiardo per aver accolto la nostra richiesta per a fine di fare e formare questo coordinamento provinciale. Ci aspettano dei mesi di duro lavoro. I dati del 2020 post pandemia hanno purtroppo evidenziato un meno 24% di compravendite nel comune di Cosenza e un meno 7% a livello regionale rispetto al 2019. Ma le proiezioni del 2021 sembrano più positive.